Il pilota Francisco Sarabia stava sorvolando un'area deserta del Messico quando ad un tratto la strumentazione di bordo iniziò a dare strani segni. Non solo, Francisco si accorse subito che non funzionava più nemmeno la radio. Confuso e preoccupatissimo, il pilota dovette compiere un atterraggio d'emergenza nel bel mezzo del deserto. Non poteva sapere che quel bel mezzo sarebbe stato poi ribattezzato la Zona del Silenzio e che quel luogo sarebbe diventato il centro di un mistero simile al famigerato Triangolo delle Bermuda. Se dovesse succederti di trovarti in quel punto del deserto, a 40 km dalla città di Ceballos, Messico, e a 650 km a sud di El Paso, Texas, farai meglio a prepararti. Ti troverai infatti a Mapimi, la Zona del Silenzio, e potresti assistere a fenomeni quantomeno strani. Come ti dicevo all'inizio, fu Francisco Sarabia il primo ad imbattersi in questa zona così anomala negli anni 30, quando qualche fenomeno sconosciuto iniziò ad interferire con gli strumenti del suo aereo. Lui fu il primo, ma di certo non fu l'unico a trovarsi di persona coinvolto nelle inspiegabili bizzarrie della zona. Nel 1964, la compagnia petrolifera di Stato Pemex, sigla per Petroleos Mexicanos, inviò l'ingegnere Henry de la Peña ad esplorare quella regione desertica. L'uomo era stato incaricato di verificare la possibilità di costruire un gasdotto fino alla città di Jiménez, nello stato di Chihuahua, nord del Messico. La spedizione però non andò come previsto, principalmente a causa delle anomalie radio che disturbarono il lavoro di tutti i componenti della squadra di ricognizione. La radio semplicemente non funzionava, silenzio assoluto. Henry de la Peña fu in effetti colui che chiamò quel posto la Zona del Silenzio. De la Peña era un uomo curioso e restò intrigato da quella zona misteriosa, tanto che continuò a tornarci cercando di capirci qualcosa. Nelle sue ricerche scoprì di non poter nemmeno mappare le anomalie, perché il silenzio radio sembrava spostarsi qua e là. Nessuno trovò una spiegazione per questo fenomeno, ma almeno grazie alle ricerche dell'ingegnere, la Zona del Silenzio di Mapimi acquisì la sua inquietante reputazione. Ma attenzione, il silenzio radio non era certo l'unica anomalia di questa zona. No, davvero, i misteri ancora più inquietanti erano ben altri. Ad esempio, la gente del posto racconta di aver visto spesso nella zona tre persone. Due uomini e una donna, tutti quanti biondi, cosa già di per sé parecchio strana in quella regione. Curiosamente, ad ogni avvistamento, le tre persone sembravano indossare abiti molto strani, di sicuro non adatti ad un giretto nel deserto. Nessuno dei tre parlava spagnolo molto fluentemente, ma vennero descritti come attraenti e molto educati, addirittura fin troppo. Si dice che il trio si aggirasse nei dintorni di un ranch e sempre per lo stesso motivo. Al loro arrivo i tre non chiedevano cibo, soldi o ospitalità, chiedevano unicamente di poter riempire le loro bottiglie con l'acqua del pozzo. In una sola occasione uno dei contadini del ranch osò chiedere loro da dove venissero. E quelli risposero soltanto con sorrisetti enigmatici e le parole dall'alto. E non è tutto. Nell'ottobre 1975, due cercatori di fossili, Ernesto e Josefina Diaz, si recarono nella Zona del Silenzio per raccogliere campioni geologici delle insolite formazioni rocciose del posto. La loro avventura però non andò secondo i piani, anzi finì quasi in tragedia. Tutti presi dal loro lavoro, i due non si accorsero dell'arrivo di una violenta tempesta, finché fu troppo tardi. Riuscirono a rimettersi nella loro auto e scapparono via a tutto gas, ma non fecero in tempo ad evitare un'improvvisa inondazione. La loro situazione precipitava col passare dei minuti, perché tutto quanto il terreno attorno a loro si era trasformato in una gigantesca palude fangosa che minacciava di risucchiarli. La coppia era in trappola dentro la macchina, ormai pronta al peggio. Quando all'improvviso ecco accadere qualcosa di inspiegabile, Ernesto e Josefina videro due uomini avvicinarsi a loro e il loro primo pensiero fu di aver avuto un'allucinazione. E invece i due uomini erano davvero lì, alti e robusti, entrambi indossavano due soprabiti gialli e dei berretti identici. I due dissero ai Diaz di stare tranquilli, avrebbero pensato loro a liberarli. Incredibile ma vero, l'auto della coppia si ritrovò di nuovo al sicuro in un batter d'occhio. Il bello è che quando Ernesto uscì dall'abitacolo per ringraziare i suoi salvatori, questi erano spariti. Un mistero tuttora irrisolto. A questo punto devi sapere che la Zona del Silenzio è un'area desertica ampia 50 km e che sembra attirare impatti di meteoriti con un'inquietante regolarità. Nel solo XX secolo, gli impatti sono stati davvero numerosi,
e addirittura due meteoriti andarono a cadere sullo stesso identico punto, anche se a 16 anni di distanza tra loro, nel 1938 e nel 1954. Alcuni testimoni di uno di questi impatti nel 1969 hanno affermato in seguito di non poter mai più dimenticare quell'evento. Uno di loro si chiamava Benjamin Palacios ed ha vissuto per tutta la vita nei pressi della zona del silenzio di Mapimi. Quella notte l'uomo si svegliò e vide che il cielo era illuminato a giorno. La luce era visibile da chilometri di distanza, accompagnata da un tremendo boato. Il rumore era così forte che le finestre di tutte le case vicine andarono in frantumi. Il meteorite poi esplose in migliaia di frammenti che si sparsero per chilometri in tutta la zona, creando una delle più grandi aree di dispersione note nel mondo. Ma sulla zona del silenzio c'è ancora molto da dire. L'11 luglio 1970 gli Stati Uniti lanciarono il razzo Athena dalla base aerea di Green River, nello Utah, per raccogliere dati sulla meccanica del rientro dei veicoli inviati oltre l'atmosfera. Ma ecco il punto. Era previsto che il razzo atterrasse nei pressi della zona di White Sands, in New Mexico. Invece qualcosa ne deviò la rotta, quasi come se una forza esterna lo stesse trainando, e alla fine il razzo si schiantò proprio dentro la zona del silenzio. Coincidenza o un'altra inquietante anomalia? Le autorità americane chiesero il permesso di recuperare i resti del razzo e il governo messicano concesse loro l'autorizzazione. Recatesi sul posto, le squadre di recupero si trovarono anche loro alle prese con interferenze e disturbi radio. Fu perciò incredibilmente complicato coordinare il lavoro di tutte le squadre. Oltre ai segnali radio interrotti, si verificarono anche disturbi coi segnali satellitari e televisivi. C'è chi teorizza che nella zona fosse in azione un fortissimo campo magnetico che letteralmente metteva a tacere tutti gli strumenti tecnologici. Fin qui tutto suona davvero misterioso, ma cerchiamo di capire cosa ci sia dietro tutte queste storie. Naturalmente, gli scienziati si sono messi al lavoro già da anni per spiegare gli avvenimenti della zona del silenzio. La spiegazione più plausibile secondo loro è che sottoterra in quella zona ci siano grandi depositi di minerali. Minerali ben precisi. Ad esempio, gli scienziati hanno rilevato una forte presenza di magnetite e uranio in tutta l'area, cosa che forse spiega i disturbi ai segnali radio. Ricordiamoci poi che, come abbiamo visto, la zona è ricoperta di frammenti di meteoriti e di solito i meteoriti sono ricchi di materiali ferrosi. Tutto questo potrebbe forse spiegare le varie anomalie che si verificano da quelle parti. C'è anche poi chi afferma che non è vero che la zona del silenzio attrae più meteoriti di qualsiasi altra parte del mondo. Secondo loro non esistono prove a sufficienza per affermare l'esistenza di fenomeni insoliti o addirittura paranormali in quel posto. Anzi, dicono che tutte le voci sulla natura anomala di quell'area non sono altro che ridicole esagerazioni. Nemmeno gli scettici comunque possono negare che siano avvenuti strani casi di interferenze e perdite di segnale. Ma forse anche questo fenomeno può essere spiegato razionalmente. La zona del silenzio è circondata da una catena montuosa, la cui presenza potrebbe benissimo provocare disturbi ed interferenze. Per quanto riguarda il misterioso trio di persone che si aggira nel deserto, gli esperti sono convinti che si tratti solo di una leggenda urbana ideata allo scopo di attirare curiosi e favorire il turismo locale. Al di là di tutte le storie o leggende che ci girano sopra, la zona è sicuramente un luogo unico. Lo affermano anche gli scienziati. L'ambiente di quella zona è davvero interessante in termini di flora e fauna. Ad esempio, ci sono ben 31 specie di piante che crescono unicamente in questa regione. Così come 75 specie animali protette, come la tartaruga del deserto, classificata come specie vulnerabile. Il posto è poi ricchissimo di fossili che possono far luce sulla storia dell'intera regione. Non sorprende che nel 1979 la zona del silenzio sia diventata parte della riserva della biosfera di Mapimi-Bolson e c'è un laboratorio scientifico in funzione vicino alla catena montuosa del Cerro San Ignazio. Wow, conosci forse altri luoghi misteriosi del nostro pianeta? Raccontaceli nei commenti. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti un bel like al video e condividilo con i tuoi amici. Ma aspetta, non metterti in silenzio radio proprio ora. Ci sono più di 2000 video pronti per te qui da noi. Comincia scegliendone uno qui a sinistra o a destra, cliccaci su e buon divertimento. Resta con il lato positivo.